Gianni Caruso è il presidente del premio Poesia Città di Fiumicino. Siamo giunti alla quinta edizione. Quali sono le novità di quest'anno? Intanto il fatto che sia la quinta edizione, cioè a dire un anniversario importante, no? 5 anni sono una vita di un certo rilievo per quanto riguarda manifestazioni di questo genere. E poi all'interno dell'evento, ancora una volta, così come diciamo ogni anno, la manifestazione è straordinaria perché in particolare quest'anno, approfittando del fatto che la Mondadori, la casa editrice Mondadori in primavera ha editato il libro tradotto in italiano di tutte le poesie di Mark Strand, il quale è stato, è morto dopo pochissimi anni, una delle voci più importanti della letteratura poetica statunitense. Ma per questo premio Pulitzer, quindi tanto per dare la misura dell'importanza del peso culturale di questo personaggio, e di conserva con la casa editrice abbiamo deciso di onorare questa edizione, questo straordinario autore, premiando la traduzione in italiano. In occasione di questa convergenza di interessi, c'è stato il matrimonio anche con il consolato e con il centro studi americano, il consolato statunitense e il centro studi americani che saranno presenti alla manifestazione. Quindi sarà un momento di veramente particolare importanza e di spessore culturale, che darà un'ulteriore connotazione di qualità all'evento, alla manifestazione intera. Diversamente da altre manifestazioni, questa vostra si caratterizza per l'alta qualità dei partecipanti. L'alta qualità dei partecipanti, è detto giusto, che poi alla fine è un'altra delle note caratteristiche, perché tutto questo nasce dall'importanza, dalla grande credibilità che ha la nostra giuria, che ricordo è costituita da Milo De Angelis, considerato unanimemente come una delle voci della poesia italiana più importante, un caposcuola, o da altri intellettuali e scrittori come Emanuele Trevi, Luigi Sorrentino, o il nostro critico letterario Fabrizio Fantoni. Quindi, di conseguenza, la partecipazione ha conosciuto nel tempo un processo di selezione molto importante. È ormai noto che partecipare a questo premio significa partecipare affrontando un giudizio critico non facile. Questo ha generato una sorta di contraddizione, se vogliamo, perché dalle partecipazioni numerosissime delle primissime edizioni, mano a mano il numero dei partecipanti sta andando un po' a diminuire perché ormai si è sparsa la Quanti voce. sono quest'anno? Quest'anno, ma insomma, più o meno la media è sui 115-120 partecipanti, più ci sono i manoscritti della poesia inedita, quindi insomma per noi è un numero importante perché poi è un lavoro che si fa capillarmente, ogni opera viene letta, viene commentata, viene criticata, quindi insomma è un lavoro di grande serietà. Siamo un popolo di poeti, un po' meno lettori, fruitori della poesia. Il suo è un atto d'amore sicuramente, ma anche un grande impegno. Sì, lo è. Userei un termine, sfida. La sfida che ho voluto lanciare sul territorio ormai 6 anni fa, devo dire, una sfida che poi per quanto mi riguarda è stata vinta, ma non sono stato solo, chiaramente, perché se non avessi avuto il supporto, la condivisione, la compartecipazione da parte appunto di coloro che oggi da sempre sono la giuria tecnica del premio, insomma, poche cose si sarebbero fatte, no? Perché partecipare ad un premio per avere valore come partecipazione, beh, insomma, o la giuria è tale, è importante, o se no, tanto vale non andare alla sagra di paese.